21esima giornata del campionato di Serie B. Buonasera amici all'ascolto e in visione, Palazzetto dello Sport di Pianopoli, presentazione delle squadre, partita tra la Conad della Lamezia e l'Atria Volley Partanna. Arbitrano l'incontro le signore Annalisa Martorino di Ragusa e Valentina Angeloni di Ragusa. Segna punti Silvana Torchi, chiaramente il grido è viva le donne accanto a me. Benissimo, allora Atria Volley Partanna, terz'ultimo posto, 17 punti. Andiamo a vedere la classifica. Conad 49, 5 Fronti 45, Savam 37, Pozzallo 34, Raffaele 32, Gupe 32, Saber Palermo 31, Algoritmi Catania 29, Cosenza 20, Ultima Valle 18, Partanna 17, Modica 14, Vibo 2. Quindi è un testa coda quello di stasera, la Conad alle prove generali in vista delle Final Four. Venerdì prossimo si gioca contro Portoviro a Portoviro, proprio in casa della squadra che al momento è seconda nel girone C della Serie B di pallavolo. Finale a 4, Porto Maggiore, Portoviro, Saron e Conad. Alle 18 si gioca Portoviro, Conad. A seguire invece Porto Maggiore contro Saron. Di queste quattro squadre, erano prima tutte e quattro in testa, ora due sono in testa, la Conad del Saronno, due sono seconde, Porto Maggiore e Portoviro. Quindi si prepara la squadra per questo grande appuntamento. Allora, Sutera Libero, Ben Azzuz il numero 3, Big Naggia il numero 4, Tamburrelli il numero 7, Lomì il numero 12, Roccazzelle il numero 13, Calacci il numero 15. Allenatore Ragona, Conad Lamezia, Nicolò Piluso, speaker, fisioterapista e speaker. 9 Manuel Bruno, 3 Ernesto Durano, 10 Federico Del Campo, 14 Umberto Gerosa, 15 Spesca e il numero 17 Paolo Alborghetti. Il numero 1, il libero, super libero, ultra libero, Giuseppe Zito. Allenatore Vincenzo Tacci, secondo allenatore è Matteo Tarzia. Primo arbitro, allora abbiamo detto Annalisa Martorino, secondo arbitro Valentina Angeloni. Squadre in campo, 21esima giornata. Domenica si riposa, Pasqua subito dopo la Conad che va a trovare l'Ultima Valley, 5 Fronti Algoritmi e Leto Iandi che va sul campo della Cube. Questa sera c'è Savam Cosenza, Pozzallo Valley e riposa il 5 Fronti. Bene, si gioca tutto in contemporanea, quindi stasera sapremo la classifica definitiva prima, prima della Pasqua. Gerosa è subito andato a impegnarsi per una bella alzata a Federico Del Campo, che è andato a cercarsi il muro e fuori. Va al servizio Umberto Gerosa per la squadra, per la Conad, per la capolista Conad Lamezia. Umberto Gerosa sul libero, posto 4, c'è l'attacco, Gerosa in bagher, Spesca può attaccare Partanna, non può attaccare anzi, ma noi ci complichiamo un po' la vita con l'appoggio al palleggiatore. Può di nuovo il Partanna andare all'attacco, Zito va ad alzare per Spesca, intercetta Partanna e passa l'attacco del numero 15 Caracci, che chiude un'azione chiaramente lunghissima, dove un po' la Conad non è riuscita a chiudere, ne ha approfittato, chiaramente hanno fatto un punto che li ha esaltati al massimo questi i ragazzi del Partanna. Turano, ancora Partanna che difende e poi trova il punto, Partanna ancora col numero 15 Caracci, 2-1 Partanna in vantaggio. Va al servizio il numero 10
numero 13 Roccazzella, batte bene al salto, palla ancora fuori di Spesca, stanno provando il giocatore della Conad, appunto Partan che va avanti 3-1. Spesca capitano chiede scusa alla squadra e tira fuori questa volta la battuta Roccazzella, che ha il numero 10, non il 13 come risulta a me. Federico Del Campo va in battuta, ottimo ace di Del Campo sul numero 4 Binaccia, ace secco sul lungolino, una palla difficile da prendere per giunta al salto e quindi in parità subito la Conad, 3 pari. In panchina medico sociale il dottor Franco Palmieri, questa sera medico dell'incontro, un ritorno sui campi di pallavolo dopo oltre 30 anni, era con il sottoscritto medico, io allenatore e lui medico nel Salumificio Mena 85, finalista nazionale under 15 e campione regionale under 15 femminile. Via la Conad, può alzare Zito, va a posto 4, c'è il muro su Manuel Bruno, ancora Zito, Manuel va a un pallonetto, può attaccare Partanna, ma c'è l'invasione di Bruno e Turano, viene chiamata un'invasione, 5-3 per Partanna, ci sorprende un po' il vantaggio del Partanna in questo primo set, comunque stanno facendo le prove i ragazzi della Conad. Bruno Gerosa e questa è Spesca che comincia a macinare punti, va a prendersi il quarto punto Simone Spesca e va Ernesto Turano in battuta, sono fuori nella Conad Coco Garofalo e Manolo Gaetano, leggermente infortunati e tenuti a riposo in vista delle Final Four. Gerosa fa partire per Spesca, tira una five incredibile, Partanna 5 pari, parità subito la Conad ancora una volta e ora va in battuta Ernesto Turano per la Conad Lamezia, la capolista Conad Top Volley, canale Top Volley di YouTube che vi parla, manda fuori Turano, torna nuovamente in vantaggio Partanna. Non sbaglia lui! Va al servizio Caracci, batte bene Gerosa e chiude nella sua rete invece Federico Del Campo, 7° punto Partanna, che ha una time out Vincenzo Nacci. Mette subito a posto le idee della squadra. Anche in previsione c'è una partita difficilissima che le attende nella semifinale di Final Four di Coppa Italia contro Portoviro. Forza ragazzi! E quindi per giunta sono disponibili due giocatori importanti come Manolo e Costantino Garofalo. Quindi Nacci richiama la squadra alla massima concentrazione. Serve Partanna. Bruno, grande attacco di Manuel. 6 Conad, 7 Partanna a battere Simone Spesca, capitano della formazione della Conad. Numero 15. Andiamo a vedere. Ottimo il servizio, ottimo ace. 7 pari, Simone Spesca.
il pubblico incoraggia il capitano che va a servire. Questa volta in rete, 8-7, torna in vantaggio ancora una volta Partanna. Sono le fasi iniziali, le fasi chiaramente che meno importanti, diciamo, a meno che non si prenda il largo. Ecco anche l'errore del numero 4 del Partanna, Binaggia, che va a battere direttamente sul proprio compagno e va a servire invece Manuel Bruno, importantissimo nella partita di domenica scorsa contro Pozzallo. Una grande prestazione di Manuel Bruno. Brunigno, o il Zaitsev della Calabria come lo chiamo io. Trova il punto ancora una volta Partanna con l'attacco vincente del numero 15 Caracci e va al servizio il numero 12 della squadra Lumia, una squadra non molto alta se non nel 12 appunto e nel 15. Lumia batte direttamente fuori, 9 pari, si becca le ire del proprio allenatore Ragona che giustamente gli dice è battuto da terra e l'hai mandata anche fuori in una diagonale stretta. Alborghetti, Turano, Del Campo cerca il lungolinea, può attaccare dalla seconda linea invece la formazione di Partanna, c'è l'attacco alla dispesca che trova l'attacco vincente il numero 15 della formazione Conad. 10-9 Conad, vantaggio Conad, va al servizio Paolo Alborghetti. Posto 4 Del Campo, grande attacco, muro di Ernesto Turano sul numero 10 che dovrebbe essere Roccazzella. 11-9 più 2 Conad, serve Paolo Borghetti, era bassa questa palla, comunque è riuscito ugualmente ad attaccare Pozzallo che può riproporre l'attacco. Posto 4, questa volta la palla viene intercettata dal muro di Ernesto Turano. 11-10 per la Conad, Partanna conquista un punto e va al servizio con il numero 7 Tamburello. Fuori direttamente la battuta di Tamburello e va il servizio per la Conad a Umberto Gerosa, numero 14 palleggiatore Conad, serve da terra ma con la sua battuta abbastanza penetrante, eccolo lì, fuori però questa volta, 12-11. Al servizio Partanna con il numero 13 Roccazzella, il numero 10 anzi Roccazzella, anche questo un errore enorme in battuta e va Federico Del Campo a servire al salto, più 2, 13-11 per la Conad. Lamezia, si gioca ancora a Pianopoli per le note vicissitudini nel palazzetto dello sport di Lamezia che dorme tranquillo pur essendo apparentemente agibile. 13-12 punto a punto, la Conad davanti di 1, va a battere bene a Zuz, spesca, trova la diagonale, attacco vincente di Simone Spesca, 14-12 più 2, va a battere Ernesto Turano. Centrale della Conad, ottimo servizio,
e poi però c'è l'attacco ancora una volta del numero 15 Caracci, non bloccato dal muro di Alborghetti e di Bruno. Va a servire lo stesso Caracci, sotto di uno la Conad e sopra di uno la Conad. Caracci, ottimo il servizio. Cerota, Spesca, punto vincente ancora del capitano, 15-16 più 2, Spesca che va in battuta, punto Lamezia. Capitano che va a servire prima linea con Manuel Bruno, Alborghetti e Gerosa. Ottimo il servizio, primo tempo, può difendere Lamezia, Alborghetti murato con l'invasione però del numero 12 Lumia, punto Lamezia, 16 per la Conad, 13 per il Partanna. Simone Spesca va al servizio, ottima la battuta, un posto 4, andiamo a vedere con gran muro chiaramente di Paolo Borghetti sul numero 4 Binaggia. Lamezia che aumenta il vantaggio, 17-13, va a chiamare time out l'allenatore Ragona della formazione dell'Atria. Salutiamo il presidente Santino Atria, vecchia conoscenza della pallavolo siciliana ma anche della pallavolo calabrese, per averlo incontrato più volte in vari campionati di Serie B con diverse squadre dell'Interland palermitano, anche noi ad Agrigento più volte. Tornano le squadre in campo, più 4 Conad, primo set, va Simone Spesca, capitano in battuta, Beppe Zito il libero offre il pallone al capitano e poi concentratissimi nella rigiocata i giocatori della Conad. Andiamo a vedere, ottima battuta di Spesca, un primo tempo sul numero 12 Lumia, attacco vincente di Lumia, centrale molto alto che chiaramente mette in difficoltà un po' il muro della Conad. Va al servizio Partanna, Atria Volley, numero 4 Binaggia, una paife di Federico del Campo, attacco vincente, torna più 4 la Conad con questo attacco di Federico del Campo. Va a battere Manuel Bruno. E viva gli altri trigonne! E faccio il suo complimento, no? Ottima battuta. Fuori sul posto 4, forzato, nettamente fuori da parte del numero 13 Roccazzella, 19-14, si entra nel vivo della partita, ha allungato proprio al momento giusto la Conad, prima ha controllato, ora ha allungato e va al servizio Manuel Bruno, 19-14 Conad, primo set, la capolista, serve stranamente proprio al salto Manuel, solitamente la sua è una battuta con un salto giusto diciamo, ma non è una vera battuta al salto, serve Partanna. 4 attaccare del campo, ancora Partanna, fuori! Al servizio Paolo Alborghetti, numero 17 Conad, centrale Paolone Alborghetti, posto 4, muro ancora, Spesca, grande difesa, e poi del campo, attacca ora Partanna, si sta accendendo la partita, palla sull'attacco
buono di Roccazzella, 26, ottima la difesa a terra di Spesca, complimentato dai propri giocatori. E va al servizio il numero 7, Tamburello, 20-16 questo primo set. Buona la ricezione di Manuel Bruno. Federico Del Campo, attacco vincente, ottima la finta, 21-16. Va a battere Umberto Gerosa. E grande muro vincente Furano. E ancora Del Campo, 21-16. 21-16, ottimo. Va Umberto Gerosa ora in battuta. 22-16 il punteggio. Difesa non buona di Giuseppe Zito sull'attacco della formazione del Partanna. 17 chi batte, 22 chi riceve. Al servizio va Roccazzella. Fuori direttamente la battuta di Roccazzella. 23-17 il punteggio. E va al servizio. È entrato Adriano Polignino. Polignino, è entrato Adriano Polignino. Va al servizio Federico Del Campo. 23-17. Ottimo servizio di Del Campo. Del Campo, Gerosa. Pesca Del Campo, Polignino, può attaccare Partanna, posto 2, c'è la difesa, Gerosa, Spesca, Murato, ancora Partanna, una paif in campo di Partanna, 23-18, c'è il secondo punto di Partanna dopo un'azione abbastanza determinata. Al servizio Partanna con numero 3, Benazzuzzo. Palla direttamente fuori, serve per il set. Serve per il set ed entra Manuel Alfieri al posto di Ernesto Durano. Va in battuta Manuel. 24-18. Ottimo Alfieri, muro vincente di Spesca, chiude 25-18 la Conad e va a prendersi un punto stupendo, il primo set, vince il primo set la Conad 25-18. Secondo set, Conad alla destra dei vostri teleschermi, Partanna a sinistra. Primo set Conad, 25-18. Va a giocare per il punto la Conad, la capolista. Partanna ha giocato molto bene al primo set, però alla fine ha dovuto cedere il passo a una Conad tecnicamente da capolista. Va a battere ora Gerosa per la formazione della Conad. Umberto Gerosa in battuta. Fuori Spesca, dentro Sarpongo, quindi il capitano diventa Gerosa. Ecco, è entrato Sarpongo. Fuori Spesca, va al servizio Umberto.
riceve Partanna e poi trova un punto di fortuna. Marco Vincente, punto. Si complimenta Federico Del Campo. E attacco vincente del Partanna. Va a servire Partanna, ottimo, la battuta al salto, primo tempo di Turano, serve spesso l'opposto il palleggiatore della formazione del Partanna, questa volta Turano chiude un attacco bellissimo, Ernesto Turano punto Conad, uno pari il punteggio. Ha servito per noi Marco Nuno 10 Del Campo. Al servizio Federico Del Campo. E ancora un attacco vincente della formazione del Partanna, numero 4 Binaggia. Va a servire Partanna con il numero 3 Benazzuzzo. Del Campo, zito, Sarpongo, pallonetto, una Paif invece che va in campo per Partanna, si porta come al primo set in vantaggio per 3-1, punto Partanna. Servizio il numero 3 Benazzuzzo, zito, Gerosa 4, Bruno, ah no, Polignino, scusate, e c'è dentro Polignino. Perché sono fuori sia Bruno che Spesca. Al servizio il numero 3 Benazzuzzo, Gerosa, Polignino, punto per la gola da punto la mezza. Va a battere Ernesto Turano. Ha servito per noi, ma con loro tre, Ernesto Turano. Ottimo servizio. E poi c'è l'attacco del numero 15, Caracci. Partanna ha confermato la formazione del primo set su terra libero. Caracci, Rocazzella, Lumia, Tamborello, Binacce, Benazzuzzo. Va al servizio il numero 15 Caracci. È un ace. Ace di Caracci, punto Partanna. Punto Partanna, 6-2 per Partanna. Chiama time out l'allenatore Nacci. Il Partanna è avanti 6-2. E chiama chiaramente all'ordine Nacci la formazione della Conad. Non vuole rilassamenti, ma non li vuole neanche il presidente. Presidente Perri e il presidente Lettura, è importante il quoziente set nei confronti della prima del girone G, che in questo momento è Leverano, anzi più che in questo momento, ormai Leverano nettamente in vantaggio sulla seconda. Al servizio Partanna e trova un altro punto col numero 15 Caracci, punto Partanna 7-2. Attenzione perché Partanna è una squadra sorniona che però è riuscita a tirare due set sul campo del Pozzallo, decretandone un po' l'esclusione dalla lotta dei vertici. Al servizio Caracci. Caracci è in battuta, palla direttamente fuori. 7-3 al servizio Vincenzo Sarpongo per la Conad.
A servizio per noi, banco numero 5, Sarpong. Vincenzo Sarpong in battuta. Ottimo servizio. In posto 4, fuori. 7-4, due punti consecutivi per la Conad. Al servizio ancora Sarpong. Recupera palla Manuel Alfieri. Primo tempo murato dalla grande dal Borghetti. Grande muro di Paolo dal Borghetti. Punto Conad. Parziale 3-0. 5 Conad, 7 Partanna. Va ancora al servizio Sarpong. Spara più forte questa volta. Punto Partanna, 8-5 per la formazione siciliana, e va in battuta il numero 4 Binaggia. Ottimo Alborghetti, può attaccare però Partanna. C'è il muro di Alborghetti, erano anche 4 tocchi. 8-6 il punteggio per la Conad, con Adriano Polognino va a battere al salto anche lui. Chiaramente, purtroppo, anzi, a rete il servizio di Polignino, punto Partanna. Si va a prendere un errore in un momento forse in cui non avrebbe dovuto prendere questo errore. 9-6, non succede niente, vista un po' la differenza in campo. Gerosa, Sarpong, Murato. Puro vincente di Benazzuzzo. In occasione è punto Lamezia. Punto Lamezia. Invasione di Benazzuzzo. 9-7 e va a battere la Borghetti. C'è là il muro della Conad che intercetta, posto 4 del campo, punto. 9-8, stanno riscaldando a dovere i colpi i giocatori della Conad. 9-8, recuperato quasi del tutto lo svantaggio, va al servizio Paolo Borghetti. 1-0 Conad, ha vinto il primo set alla formazione di Perri e Rettura. C'è il muro della Conad, attacca ancora la formazione del Pozzallo e trova la diagonale piena col numero 15 Caracci. Punto Partan. Punto Partan, torna più 2, 10-8. Ha rosicchiato parecchio però la Conad. Al servizio va col numero 7 Tamburello. Tamburello in battuta. Giocano un po' allegri i giocatori del Partan, non hanno niente da perdere contro la capolista. Zito, Gerosa del campo, intercetta il muro, attacco l'opposto e trova il punto il numero 15 Caracci. Gerosa chiama a dovere il muro. 8-11, di nuovo più 3 la formazione del Partanna. Spara Tamburello fuori direttamente. Gerosa quasi arrabbiato con i propri giocatori. Mi sta richiamando uno per uno a dovere. In questo momento è il capitano e non vuole assolutamente dover recuperare. Batte bene Gerosa l'opposto e questa volta il muro del campo, chiamato a dovere da Gerosa, si è riscattato subito. De Rosa è andata a dire: hai visto, questo è il vero del campo, vogliamo vedere questo del campo in campo, scusate il gioco di parole. E ora va a battere un pochetto più tranquillo Umberto Gerosa, perché in effetti i suoi consigli sono stati ascoltati. Posto 4, ancora Turano e Gerosa che recupera. Polignino del campo, può attaccare ancora Partanna, andiamo a vedere
e trova questa volta l'attacco il primo tempo di Benaziz, punto Partan, sotto di due ancora la Conad. Servizio va con numero 13 Roccazzella. Roccazzella va in battuta, tira forte Roccazzella, si va a prendere l'ace, torna a 13-10 Partanna. Roccazzella ancora al servizio, sbaglia, 13-11, si consigliano i giocatori, si caricano i giocatori della Conad, va Federico del Campo in battuta, zito Polignino, Gerosa con santa pazienza sta dando istruzioni in campo, Federico direttamente fuori, 14-11. Servizio del campo, punto Partanna. Punto Partanna. Primo tempo bellissimo Ernesto Dorado con Gerosa che è andato a salvare una bella palla sulla rete, 12-14 Turano in battuta. Momento decisivo della partita, chiaro che non può concedere nulla in questo momento la Conad e vuole far prevalere la potenzialità di capolista. 15-12, si entra nel vivo della partita, andiamo a vedere. Caraccia in battuta fuori, 15-13, Sarpong in battuta, entra Manuel Alfieri, esce Umberto Gerosa, entra col numero 4 Manuel Alfieri, le istruzioni Nacci a Sarpong, capitano in questo momento è Alfieri, no è Alborghetti. Va Sarpong in battuta, out 16-13 punto Partanna. Con numero 4 Binaggia, zito Alfieri, Alborghetti, può attaccare Partanna e si va a prendere il 17° punto. Attacco vincente di Caracci, punto Partanna. Chiama tempo Nacci, più 4. Sul punteggio di 17-13 in favore dell'Adria Volley Partanna. Secondo set, 17-13 Partanna. Primo set vinto dalla Conad col punteggio di 25-18. Riprende il secondo set, il punteggio è di 17-13 in favore del Partanna. Al servizio riprende col numero 4 va a servire Binaggia per la formazione di Partanna, sotto di 4 la Conad, va a battere direttamente in rete Binaggia, 17-14 Adriano Polignini in battuta. Servizio per noi, va con numero 12 Adriano Polignino. Polignino va a servire per la Conad. Difesa a terra, posto 4 del campo, punto. 17-15, sotto di 2. Ancora Polignino in battuta.
serve Adriano in rete, questa battuta di Adriano, ma siamo a 18-15 e per giunta Adriano deve subire la battuta, entra il numero 11 Marchese, esce il numero 12 Lumia. Sarà sicuramente uno che batte bene. Su Polignino Sarpongo può attaccare la formazione del Partanna, riesce ad arrivare una palla a posto 4 e poi c'è il muro vincente di Al Borghetti e Emanuele Alfieri. 18-16 va in battuta Al Borghetti sotto dei due Conad, con Al Borghetti che va in battuta. Fuori, però viene toccata la palla del Nesto Turano, 19-16, e ora batte Partanna con numero 7 Tamburello, richiama all'ordine i suoi super libero Giuseppe Zito, chiama all'ordine della ricezione Turano, punto di Turano, primo tempo dentro di Ernesto, 17-19, va a servire ora per il 18 perché ora bisogna cominciare a chiamare e va proprio Umberto Gerosa in battuta. Servizio con numero 14 Umberto Girosa. Batte Umberto sotto di due Conad. Ottima battuta. C'è il muro vincente Conad, non può alzare il palleggiatore, però la palla arriva a 4 e c'è il muro di Sarpongo e di Ernesto Turano, 18-19, punto Conad. Al servizio Gerosa. Serve Ubi. Gerosa, ottimo. Posto 4, peccato, muro è fuori. Muro out. Più 2 ancora Partanna, 18-20. Va a battere il numero 13 Roccazzella. Al servizio va Roccazzella. Spara fortissimo. Sarpongo si fa ammurare e sono 21 e rientra Simone Spesca, non rischia il set, esce Sarpongo, entra Spesca, 21-18. Capitano Simone Spesca. Roccazzella che farà un'altra delle battute sue fortissime, questa volta in rete, 21-19, punto Conad, in battuta Federico Del Campo. Al servizio per noi va col numero 10 Federico Del Campo. Serve Del Campo. Fuori l'attacco, è 21-20, ma ancora il break di vantaggio, la formazione di Partanna, va a chiamare infatti tempo Partanna, 21-20, è importante a questo punto per la Conad che ha rischierato titolare nuovamente capitano Simone Spesca. Il punteggio di 21-20 in favore dell'Adria Colle in Partanna.
1-0 Conad, avendo vinto il primo set 25-18, secondo set in vantaggio ancora di un punto la formazione dell'Atria Volley. Attacco vincente in primo tempo di Partanna, che ancora è il break, quindi va avanti di due. Serve Partanna con il numero 3 Benazzuzzo. Urge l'attacco della Conad e poi urge andare a chiudere. Andiamo a vedere Benazzuzzo in battuta. Trova la fortuna e trova il punto su Giuseppe Zito, 23-20. Ancora Benazzuzzo che va in battuta, numero 3 Benazzuzzo. Simone Spesca, c'è la difesa, Partanna ancora può attaccare la Conad. Polignino, 23-21. Ora va al servizio Ernesto Turano. Molta attenzione, molta concentrazione della Conad. Invasione di Partanna. 23-22. Sinceramente non abbiamo visto, stanno protestando i ragazzi di Partanna. Intanto il punto c'è, 23-22. Sperava il numero 7, il capitano Tamburello, che cambiasse la decisione, l'arbitro non l'ha cambiata. Serve Turano. Turano in battuta. Posto 4, non può attaccare. C'è l'invasione di Adriano Polignino e va a servire per il set Partanna. Serve Partanna per il set. Vediamo se la Conad riesce a trovare la soluzione giusta. Del campo Gerosa, Polignino, attacco vincente. 24-23 per la Conad. Annullato il set ball, va a servire Spesca. Simone Spesca in battuta. C'è il muro. 24 pari al Borghetti, punto Lamezia. 24 pari. Ancora Simone Spesca al servizio. Chiede time out l'allenatore Ragona della formazione del Partanna. Zero Conad, 24 pari in questo secondo set. Battuta Spesca. Si alza l'incoraggiamento del pubblico della Conad, pubblico che aumenta sempre di numero, aumentano i tifosi. Al servizio Simone Spesca, 24 pari. Punto per Partanna,
vedere il punto Partanna. Va a servire Partanna con numero 4 Binaggia. E ancora una volta Binaggia, però la manda in rete, sempre allo stesso punto. Mi dispiace per Binaggia, ma ha preso un po' di mira. Entra Manuel Bruno, esce. Effettuiamo una sostituzione, esce Adriano Polignino, rientra il titolare Manuel Bruno, quindi sestetto base di partenza. Va Manuel in battuta. Serve bene. E Muro! Muro out, punto. Il muro fuori dei poli di Alborghetti. Poi siamo anche sfortunati, il giocatore della Conad. E quindi va in battuta il numero 12, Lumia. Batte da terra, batte direttamente fuori. 26 pari, batte Alborghetti. Si arrabbia l'allenatore con Lumia, chiaramente ha sbagliato anche al primo set, una battuta incredibile. 26 pari, batte Alborghetti, batte bene Bruno nel campo. Riattacca Partanna. Venturano chiude 27-26. Ha preso le misure Ernesto, è andato a chiudere 27-26. Ancora Paolo Alborghetti in battuta, e questa volta set ball Conad. La Conad va a servire per il punto 27-26. Alborghetti in battuta. Difesa. Spesca, non può attaccare. Lo fa invece ancora una volta la seconda linea, però non forte. C'è Rosa, Spesca. Grande attacco di Simone Spesca. E vince 28-26 la Conad questo magnifico set, giocato molto bene dal Partanna, un po' meno della Conad, però la Conad è riuscita a portarlo a casa, porta 7 punti, in questo momento allunga la Conad sul 5 frondi e va nuovamente in si va al terzo set con la Conad che va ad allungare nuovamente sulla seconda in classifica, il 5 frondi. Allora, Conad in vantaggio 2-0, ha conquistato già il punto. Turano 7 punti finora, Sarpongo 4, Manuel Bruno 6, 5 del campo, 5 Polignino, 3 Gerosa, 5 Spesca, 7 Alborghetti. Dalla parte siciliana Benazzuzzo 6, 10 Binaggia, 2 Tamburello, 12 Lumia, 4 Rocazzella, 8 Caraggi. Va a battere subito il Tamburello, il palleggiatore della formazione siciliana, mandando direttamente fuori. E quindi va la Conad, Umberto Gerosa, 2-0 Conad. Conad capolista alla grande del girone H della Serie B. Attacca Partanna, c'è la difesa, Gerosa alza del campo, Murato, Federico del campo. Va Partanna a battere, 1 pari, 2-0 Conad. Conad con la testa al Final Four di venerdì e sabato prossimo. La Conad si gioca la Coppa Italia sul campo di Portoviro contro Portoviro, Portomaggiore, Ferrara e Saronno. Semifinale venerdì alle ore 18, Portoviro Conad. Si ritorna qui sul campo di Pianopoli con la battuta del campo.
c'è l'attacco del campo che va ad alzare, spesca Murato, due pari. Il muro della formazione del Partanna che va a servire col numero 3 Benazizzi. Turano, c'è la difesa Partanna, posto 2, palla Murata, Bruno non intercetta e Partanna per la terza volta in 3 set si porta avanti al 3, 3-1, questo terzo set 3-2. Serve Conad, con serve Partanna con Benazzur che sbaglia e va in battuta ora la Conad con Ernesto Turano, un suo muro nel set precedente ha dato il punto della riscossa alla Conad. Turano al servizio e c'è il primo tempo del numero 12 Lumia, 4-3 Partanna in vantaggio. A servizio il numero 15 Caracci, batte forte al salto, ottimo allenamento per la ricezione Conad, fuori l'attacco di Spesca, 3-5, è un po' stregata questa partita, con merito chiaramente del Partanna che sta tenendo testa alla capolista, però la capolista è un po' sfortunata in diversi colpi. Manuel Bruno Murato da Lumia, 6-3 Partanna più 3. Nacci incita la propria squadra, non vuole assolutamente distrazioni, ma li sta chiamando alla concentrazione. Al servizio Caracci, batte forte su Federico Del Campo, ancora un muro vincente di Lumia che sta mettendo in difficoltà la prima linea. Conad va a chiamare time out Enzo Nacci. Prepariamoci a sentire qualche gridata di Vincenzo Nacci. Sotto di 4. Una Conad purtroppo con la testa già alle finali, ma la formalità, anche se non è una formalità in campo perché Partanna sta giocando bene, l'allenatore li ha concentrati a dovere, li ha caricati a dovere. Battuta forte per mettere in difficoltà la ricezione Conad. Va in battuta il numero 15 Caracci. Questa volta batte corto e Bruno con la finta di Alborghetti va a chiudere. È il gioco che vuole la Conad, un gioco con palle tese, spinte. 4-7, 2-0 Conad. In servizio va Capitan Spesca, Simone Spesca serve Conad. Fuori l'attacco, fuori, 7-5, voleva la toccata il numero 15 Caracci, l'opposto della formazione del Partanna. Va al servizio Spesca, ace di Spesca, 7-6. Il Simone che vogliamo tutti, infatti il pubblico
applaude Simone Spesca. Ace per lui, prende fiato. C'è il muro ancora di Partanna, Gerosa, e c'è Federico Del Campo che passa. Ottimo punto Conad, 7 pari, è la Conad che vogliamo tutti quanti, con la pipe di Federico Del Campo. Lui e Manuel Bruno sono soliti attaccare bene questa palla. Ottimo ancora Simone, difesa Bruno, la palla urta al soffitto, era un'alzata per Spesca. 8-7 con, no, 7-8, 8-7 Partanna, 2-0 Conad. In questo momento la Conad ha giocato due palle abbastanza ottime, spettacolari. Attacco vincente di Alborghetti, 8 pari. Paolone Alborghetti è andato a piazzare posto 5, diagonale stretta, una bella palla. E Manuel Bruno va al servizio, posto 4 Bruninho. Ottima battuta ace di Manuel Bruno, a filo a fondo campo, Conad in vantaggio 9-8. Va al servizio ancora Manuel, prima linea Alborghetti, Del Campo, Gerosa, Spesca a posto 1 opposto di seconda linea, difesa a terra di Bruno. Bisogna recuperare questi palloni anche in vista di Portoviro, non era un attacco difficile, ognuno. E va in battuta Lumia, numero 12, questa volta è in campo la sua battuta. Spesca fuori, out, torna in vantaggio Partanna, 10-9. Va in battuta Lumia. Contento l'allenatore, batte bene Lumia. Federico Del Campo piazza la diagonale fortissima, rimette le cose a posto, 10 pari. Va Paolo Alborghetti in battuta. Muro vincente di Ernestone. Ernesto Durano chiude un muro straordinario, e anche con Turano non si passa, eh? 11-10. Ottimo Alborghetti, bravissimo. Seconda linea, Spesca, Spesca, ottimo. 12-10 più 2 Conad. Alborghetti in battuta, con la sua battuta ha messo in difficoltà la formazione di Partanna. Ecco la terza, e trova il pallonetto vincente il palleggiatore Samburello su una ricezione a rete del Partanna. Pallonetto con la mano sinistra di Tamburello, 12-11. Valutata male questa palla, 12 pari, valutata male, Spesca protesta, va in battuta Partanna, ha recuperato i due punti di svantaggio, Tamburello al servizio, ottimo Bruno,
Gerosa, Bruno colpisce in pieno il libero, in pieno volto, 13-12. Gerosa con palla giocabile si diverte e fa divertire la squadra, fa divertire il pubblico, fa divertire l'allenatore, anche il telecronista. Gerosa, c'è il muro vincente, Conad può attaccare Spesca da questa parte, anche qua colpito in pieno Roccazzella, potentissimo l'attacco di Spesca, 14-12. Mette ordine Simone, il capitano, ed ecco Umberto Gerosa che va in battuta. Questo 4 forzato, lungo linea, Turano, palla che non può attaccare del campo. E fuori questo attacco, 15-12 Conad. Nacci, guarda, cerca di incrociare Ernesto Turano per chiedergli un bagger davvero alzatore. Ottima la battuta di Gerosa, cerca di trovare il posto 2, ma questa volta scarica in rete Partanna, che va a chiamare time out Ragona, spezza il gioco. A 0 Conad, 25-18, 28-26, 16-12 in questo terzo set per la capolista. Un buon test per la Conad in vista delle Final Four, e la capolista con Gerosa va in battuta, 16-12, la prima della classe, che deve tenere sempre alta la concentrazione. Posto 4, c'è il muro della Conad, Gerosa del campo, resta in aria, aspetta che scende il muro di Benazzuzzo e infila in lungo linea, 17-12. Gerosa va a servire, ottimo il servizio, posto 4, difesa di Gerosa, zito del campo, trova un attacco bellissimo e poi invece attacca il numero 10, il numero 13 Roccazzella, che va in battuta e si appresta a battere forte, ma entra il numero 5, sostituisce Binaggia con il numero 5 Atria. ...17-13... batte forte muro Conad, non può attaccare Partanna, zito Gerosa, Turano, grande palla di Gerosa su Turano, 18-13, la capolista da spettacolo. Entra Adriano Polignino su Federico del Campo, va in battuta Polignino. ...18-13... Polignino al servizio, ottimo la partita del campo, ha recuperato con un piede Partanna, Spesca, c'è la difesa, Turano, ancora difende Partanna, il libero che alza è fuori, questa palla va fuori completamente, 19-13. Chiama rotazione Partanna,
Adriano Polignino al servizio. Grande botta. Fuori l'attacco di Bartanna con Atria. 20-13 per la Conad. Manuel Fieri pronto a entrare ed ecco anche la partita di Gerosa. Pensiamo si chiude qui. Ripeto, deve stare sempre concentrata la formazione di Enzo Nacci perché deve stare attenta a non perdere set. Per il cosente set in concorrenza con la prima del girone G, Leverano, quindi non può distrarsi un attimo. I cali di concentrazione ci stanno tutti, essendo la prima della classe con un buon margine di vantaggio sulla seconda. Ottimo l'attacco su Spesta, 21-14. Va in battuta Ernesto Turano. Nacci invita Turano a una battuta difficoltosa per l'avversario, ci riesce Turano, anche se questa palla sull'opposto, il numero 15 Caracci, 21-15, Caracci in battuta. Ottima la direzione di Polignino, c'è la doppia di Alfieri che alza al salto, spinge da banda a banda, però purtroppo in salto e quindi posizionato male sotto la palla, gli scappa la doppia, l'arbitro subito chiama, Caraggi in battuta. Alborghetti, questa volta su Spesca, difesa Partanna. E poi chiude il punto, 21-17, Partanna. Chiama time out Nacci. Non vuole avere il calo di tensione della squadra. Partanna cerca di rientrare anche se è sotto di 4 punti. Nacci invita la concentrazione, invita anche a chiudere. Bisogna davvero pensare alla partita di venerdì prossimo, alla semifinale del Final Four di Coppa Italia. Portoviro Conad, ore 18 venerdì prossimo, Verdi Santo. Serve in rete direttamente questa volta Caracci. 22-17 Conad col servizio di Spesca. Simone Spesca in battuta. La squadra partirà giovedì per Portoviro. Ottima battuta, ottimo muro, zito Alfieri, Bruno si fa murare, poi vediamo un pallonetto subito dietro il muro. 22-18. Va in battuta il numero 5, Atria. Fuori la battuta di Atria. Zito chiaramente si arrabbia un po' perché dice ora trovano anche questo punto. Va Manuel Buno, 23-18. Si lancia la capolista, bella battuta Bruno, posto 4 forzato, trova la diagonale fuori e si complica la vita Partanna e concede il match ball.
match ball alla formazione della Conad. Conad che va a battere al match ball Manuel Bruno. Un'ora e un quarto di partita. Tenta al salto Manuel, pallonetta ancora vincente di Tamburello. E va, entra in campo il numero 11, allunga l'attesa Partanna. Riesce anche ad allungare il tempo. Entra il numero 11. Secondo match ball per la Conad. Lanciatissima va la Conad al secondo match ball e va ad aggiornare la classifica sul 5 frondi. Bruno Alfieri e poi chiude Paolo Alborghetti alla grande, chiude alla grande Paolo Alborghetti. La Conad si va in Serie A. Grida il pubblico, si va in Serie A, la Conad si va a prendere questi tre punti importanti, evita la perdita del set, si era messa veramente male nel secondo set e ora va a giocarsi la Final Four di Coppa Italia sul campo di Portoviro prima di ritornare nuovamente in campionato. Rientra in campionato il 7 sul campo dell'ultima Valle Catania e l'avremo fra tre settimane nuovamente in casa la Conad. Ed ecco la Conad che va a festeggiare, grande Conad, ancora la capolista. Gengis Khan, pubblico. Applauso al pubblico. Ora c'è il classico tuffo, Conad, Vincenzo, a caldo. Pensavamo tutti a Ravenna. A Portoviro. No. Tre punti importanti più sette sulla seconda. Sono tre punti. Allora è una squadra che venendo qua dovevano rischiare per forza la battuta, dovevano rischiare qualcosa in attacco. E l'hanno fatto. Andiamo a festeggiare, dai. La capolista se ne va. Vincenzo Nacci, allenatore della capolista, più sette su cinque frondi. Le distanze si sono tornate quelle che erano. Parlaci della partita, dai. È stata una partita oggi. Soprattutto il secondo set, ma tutti gli inizi dei set sono stati abbastanza difficili. Perché poi giustamente per Partanna tutte le partite sono importanti per acquistare punti e prendere punti per la salvezza. Quindi sono venuti qui rischiando la battuta, rischiando tutto quello che potevano rischiare. Effettivamente un po' ci hanno messo in difficoltà su alcune situazioni, un paio di situazioni di loro di battuta. Anche su un 20% di concentrazione in meno. Sì, a volte c'è le traiettorie d'attacco. Mancava la concentrazione, però mancava quella, no? Quel ritmo nostro che abbiamo di solito in partita. L'abbiamo ritrovato nel finale del secondo set dove, no? Stavamo rischiando di perderlo, quindi lì abbiamo accelerato un attimino. È un errore sicuramente questo. Anche su questo ci dobbiamo lavorare perché adesso, dopo che facciamo la Coppa Italia, ogni partita sarà difficilissima, sarà ogni partita una finale perché non ci possiamo permettere di perdere punti per strada, quindi devono entrare in campo sempre con la stessa concentrazione dall'inizio alla fine. E anche un po' il fatto che la squadra sa che è forte, si rischia il set al limite. No, non si deve rischiare neanche il set. Si gioca sul set. Perché non possiamo partire sempre come abbiamo fatto oggi, no? Con 3-4 punti di svantaggio. Quindi su questo ci dobbiamo un attimino. Allora, i 7 punti di vantaggio su 5 frondi? Sono i 7 punti, secondo me sono meritati, no?
voglio dire, abbiamo detto, noi abbiamo fatto il nostro cammino dopo quel passo falso a Pozzallo nel girone di andata. E secondo me, lo ripeto, Cinque Fondi ha fatto un buon cammino, perché il Partanna aveva vinto, aveva preso il punto Partanna a Pozzallo. Sì, ma loro è una squadra che adesso manca qualche elemento, però quando sono stati un pochettino al completo il giorno di andata hanno fatto abbastanza bene. Spero che si possano salvare, perché no, per la grinta che ho visto oggi è una formazione che dovrebbe salvarsi, perché se lo meritano alla fine. Allora, Portoviro o Conat? Questo adesso parliamo di un'altra bella partita. È una partita tosta sicuramente, è una partita difficile. Io sono convinto che se giochiamo la nostra migliore pallavolo, noi possiamo fare delle belle cose in Coppa, però dobbiamo giocarla ogni punto, senza pause, senza niente, come se fosse ogni pallone l'ultimo. Quindi la mentalità deve essere questa. Io sono convinto che i ragazzi ce l'avranno. Sono due partite secche, la semifinale e la finale. Sì, sono due partite dentro o fuori. Non bisogna mai abbassare la guardia, non bisogna mai pensare di aver perso la partita, perché la partita è sempre lunga. Come nello stesso tempo, stando in vantaggio, non bisogna mai pensare di aver vinto subito. Quindi bisogna sempre lottare su ogni pallone. Io ripeto, sono convinto che i ragazzi ce l'hanno nella testa questa cosa. Ci abbiamo lavorato, ci stiamo lavorando e sono convinto che faremo due buone partite. Allora, Vincenzo Nacci pubblicamente su Gerosa e Sarpong, su Sarpong e Polignino. Ma Sarpong ancora adesso non sta bene, perché è stato un po' fermo per il mal di schiena, non è stato recuperato bene fino adesso, cioè nel senso che deve ancora recuperare qualche giorno secondo me. Polignino secondo me è un ragazzo che sono contentissimo di averlo portato qui, sono contento per lui che sta facendo questa esperienza e ci sta dando tantissimo sia in nel senso del gruppo e sia come apporto in campo. Lui quando entra fa sempre bene, sempre con la voglia giusta, sempre con l'atteggiamento giusto, ma anche gli altri, voglio dire. Federico del campo? Del campo anche, lui secondo me rispetto al girone d'andata è migliorato su tante situazioni, può crescere tantissimo, perché secondo me Federico ha dei margini di miglioramento enormi, io lo so, il problema deve saperlo anche lui. Di quelli che non parliamo, tutto a posto. Sì, ma guarda, sto gruppo è un gruppo importante, sia di giocatori che di uomini. Io ogni volta che vado via dall'allenamento sono contento, quindi questo significa che lavoriamo bene, che mi trovo nell'ambiente che voglio io, e quindi poi il resto so chiacchiere. Riusciamo a recuperare Costantino e Manolo? Sì, io penso di sì. Lunedì inizieranno di nuovo tutti e due a fare qualcosina, e poi penso che alla Coppa Costantino sarà disponibile. Vedremo come sarà, perché è da un bel po' che non sono 15 giorni che non si allena, però lui fisicamente sta bene, tecnicamente è un giocatore importante, quindi secondo me ci può dare una mano anche lui. Grazie, allora buona Domenica delle Palme. Grazie. Il resto lo dici tu. Buona domenica. Sabato prossimo a quest'ora. Sì, buona Domenica delle Palme a tutti quanti innanzitutto, e poi ci vedremo su streaming. Bocca al lupo, Vince, un risultato importante per te, la squadra e anche per noi. È importante per tutti quanti. Guarda, quando si hanno risultati, io l'ho ribadito, no? Su qualche testata giornalista, quando si hanno risultati è merito di tutti quanti, è merito della società, è merito anche di chi ci sta intorno, che ci dà una mano, da quelli che montano nel campo, tutti quanti. Da te che stai sempre lì in palestra a supportarci, quindi poi alla fine i meriti sono sempre di tutti. Okay, grazie, in bocca al lupo. Allora. Ciao. Salvatore Rettura, ti stavi alzando alla fine del secondo set per andare in campo a spronare la squadra? No, per esonerare Annacci. Se perdevamo questo set, tutto il rispetto per Partanna, non so come facevo, ma lo esoneravo. Partanna ha giocato bene. Ma con noi, come dicevamo quest'estate, giocano tutti la partita della vita. Non so per quale motivo. Poi noi siamo calati poco. Hai sudato freddo? Ho sudato tantissimo, ma soprattutto esonerare Nacci era proprio... Ma Spesca era d'accordo? No, questa è una cosa che compete a noi della dirigenza. Ok, allora sabato prossimo in bocca al lupo da parte di tutti. Crepi, speriamo bene, vogliamo solo fare una gran bella figura. Cosa puoi dire al pubblico? Seguiteci, ok? Tanto stiamo aumentando come tifoseria. Un pullman l'abbiamo fatto, credo. Ok, va bene. Ciao, grazie. Il capitano. Onore al capitano.
bella partita. Abbiamo dato un po' di margine, non fa niente. Sì, vabbè, queste partite diciamo che sono sempre difficili dal punto di vista dell'approccio. Sempre primo e secondo set partiti sotto, un po' in defezione anche il terzo, però insomma poi alla fine dimostriamo sempre che quando alziamo la qualità, siamo più forti. Quando alziamo la qualità vinciamo. Insomma, pazienza. Allora, pensiamo venerdì prossimo, che succederà? Venerdì prossimo c'è la semifinale di Coppa Italia. Che succederà? Capitano, che dice? Che sicuramente è una o due partite molto importanti. Noi andiamo là con tutta la voglia di fare il meglio possibile. Ce la giochiamo, insomma. Tu pensi che la squadra ripeterà le prove di Leverano? Innanzitutto ci sono state molte belle prove della squadra, quindi Leverano, il derby col cinque fronti, bisogna giocare quella partita. Sì, diciamo che siamo consapevoli del fatto che è una semifinale, giochiamo il tutto per tutto e sicuramente dovremo esprimere una buonissima pallavolo, perché siamo insomma le migliori quattro Serie B d'Italia, quindi 7 punti su 5 fronti? E 7 punti su 5 fronti, e adesso ci penseremo fra due settimane. Sicuramente è un ottimo vantaggio. Abbiamo altre 5 partite regular season. Continuiamo a pensare però fra due settimane al campionato. Adesso domani riposo e cominciamo a pensare a venerdì. Quest'anno c'è un uovo di Pasqua particolare da regalare in famiglia. Eh sì, quest'anno sono... Siamo pronti? Sì, sì, prontissimo. Ah, la grandezza? No, è piccolino, ancora... Magari la sorpresa è grande, però l'uovo sarà piccolino, perché okay, allora... è ancora piccola anche lei. In bocca al lupo, ciao. Ma è un bel pilastro della panchina della nostra squadra, vabbè. La serietà, la tranquillità, la pacatezza, bravo Matteo. Allora, gruppo vincente, grazie a Dio. Beh, sapevamo che oggi, dai, francamente, sicuramente gli avversari, lo dice la classifica, erano di un livello inferiore a quelle che sono le nostre qualità. Poi naturalmente devi scendere sempre in campo e il secondo set dimostra che quando non ci metti la giusta attenzione, la giusta qualità, sicuramente soffri con chiunque. Bravi ragazzi comunque, poi nel momento delicato sono riusciti comunque a portare il set e sappiamo quanto diciamo sono che portati. Siamo pure un po' sfortunati, dai, nei momenti delicati non è mai entrata una palla. Sai, una palla non è entrata di sfortuna, di sfortuna. Io ripeto sempre una cosa, quando si scende al livello di gioco degli avversari, quando sono qualitativamente meno importanti, rischi di perdere, perché poi ti capita sempre la palla toccata al nastro, il money out, sì. È così, è la pallavolo che insegna questo, dobbiamo essere più forti anche di questo. In bocca al lupo allora per sabato, crepi, mi raccomando, sostieni la squadra, studia le tattiche, studia le traiettorie, ok? Ci proveremo, ce la metteremo tutta, questa sicuramente. Grazie Matteo. Vincenzo, ti sei ripreso? Insomma, sono sulla via della ripresa. Vediamo, un po' la schiena che fa i capricci, ma vediamo di essere al 100% per i momenti che contano, che sono imminenti. Ok, quindi un sarpong che già a Portoviro dovrebbe essere un sarpong recuperato al 100%. Sì, speriamo di sì. Portoviro, la competizione che andremo ad affrontare a Portoviro, ci teniamo particolarmente, la Coppa d'Italia l'abbiamo raggiunta con le unghie e con i denti e ci teniamo a far bene. Che bella stagione quest'anno, vero? Sì, no, per adesso sì, per adesso non possiamo ricamminare nulla, a parte il passo falso a Polzallo, recuperato la scorsa settimana, ma adesso... Un gruppo vincente che ti fa bene, per te? No, voglio, si impara, gente grande, parlo di Gerosa che ti dà tanto sia fuori che dentro al campo con l'esperienza, parlo di Spesco, Durano,
si impara molto. Ti danno molti consigli. A voi, a voi. Stasera ho visto Gerosa che dava molti consigli in campo. No, Gerosa dal punto di vista caratteriale è il numero uno. Ha fatto bene a Tommaso a spendere un po' di più per portare Gerosa. No, ha fatto bene, sono contento dell'acquisto di te. Oh, in bocca al lupo per la finale. Crepi, crepi. Andremo lì carichi perché è comunque un obiettivo importantissimo della stagione e cercheremo di farlo nostro. Vediamo. In bocca al lupo allora, bravo, complimenti. Grazie. Tu non ci hai ascoltato, parlavamo che Gerosa dà i consigli in campo, allora ho detto io, ha fatto bene Tommaso Perri, il presidente, ad acquistare Gerosa. Buonasera a tutti. Gerosa è un grande uomo prima che un grande giocatore, lo sta dimostrando da quando è arrivato, dispensando la sua esperienza al servizio dei più giovani, di cui penso che soprattutto Manuel Alfieri è quello che ne sta traendo massimo giovamento per un discorso di ruolo, non per altro. Sì, certamente Alfieri poi è un po' sacrificato perché Gerosa dà in ogni partita il massimo ed è quasi insostituibile. È un po' sacrificato, però penso che essendo ancora giovane questa seconda parte di stagione con Gerosa davanti lo sta facendo crescere notevolmente. Ne avrà vantaggio nei prossimi anni. È bellissima la calma di Umberto, lui ogni palla, no? Sì. No, vediamo, calma. Proprio. Massima tranquillità da che in fondo alla squadra poi tra le altre cose. Siamo sotto di punti, lui tranquillo, tanto alla fine vinciamo, hai fatto ragione. Indubbiamente. Ok, allora archiviamo più 7 con 5 fronti, quindi le distanze. Più 7 con 5 fronti, più 2 set sulle Verano. Più 2 set sulle Verano. Anche se non sappiamo il risultato di Leverano. No, per ora ancora più 2. Quindi. Per ora ancora più 2. Okay. E soprattutto si parte per questa avventura. Bene, che avventura sarà? Speriamo bellissima. No, bellissima come esperienza. Sicuramente sarà bellissima come esperienza per una società neonata. Già far parte delle Final Four è senza dubbio motivo di orgoglio e prestigio. Speriamo che ci dia anche un po' di lustro. Ok, allora buona Pasqua, ce l'auguriamo da Portoviro. E chiaramente. Ok, in bocca al lupo presidente, grazie di tutto ancora. Grazie. Perché in fondo questa realtà pallavolistica alla Lamezia dobbiamo principalmente dire grazie a Tommaso Perri e a Salvatore Rettura, oltre che a tutti quanti gli altri. Grazie a tutti quelli che ci seguono soprattutto. Perfetto, allora è tutto, 3-0 della Conad al Partanna, Conad più 7 sul 5 fronti e in partenza per Portoviro, Final Four di Coppa Italia, e speriamo che queste Final Four ci siano un risultato positivo alla nostra Conad Top Volley. È tutto, Giampiero Scarpino ringrazia Marco Garzillo, vi rimando alla prossima partita della Top Volley sul canale YouTube Top Volley Lamezia. Grazie, buona serata a tutti.